Buonasera a tutti, con questo video vi voglio parlare di una nuova iniziativa che ho posto in essere, perché sono passati 5 mesi esatti dall'ultimo nubifragio che ha interessato la Liguria, in particolare la provincia di Imperia, il Ponente Ligure, e quindi ho voluto scrivere al nuovo capo della Protezione Civile, il dottor Curcio, a cui vanno ovviamente anzitutto gli auguri di buon lavoro, ma da cui mi aspetto una risposta circa l'iter burocratico farraginoso che ha a oggi non ha garantito di avere un euro sul territorio imperiese. Non è possibile andare avanti così. Sulla carta ci sono delle risorse, poche, poco più di 7 milioni di euro, nulla rispetto a quello che hanno chiesto i comuni, che sono rimaste sulla carta. Servono altre risorse, servono subito, servono in fretta, servono soprattutto ai piccoli comuni dell'entroterra. Oggi sono stato a Mendatica, Montegrosso, Pianlate, ma tutti i comuni sono nella stessa situazione. Strade, ponti, edifici ancora devastati dall'ultima alluvione perché i comuni aspettano i ristori delle somme urgenze. I loro bilanci non ce la possono fare a risistemare il territorio, a renderlo sicuro per i propri concittadini. Serve l'aiuto dello Stato. E poi mi aspetto anche delle parole di rassicurazione per i privati che hanno visto numerosi danni, si sono visti entrare il fango nelle proprie abitazioni, nelle cantine, nei magazzini. Tante imprese hanno fatto domanda di contributo, solo qui a Ventimiglia, da dove vi parlo, ci sono 200 negozi che hanno chiesto un rimborso perché hanno avuto dei danni alluvionali. Non abbiamo avuto alcuna risposta. La pratica è stata fatta, le quantificazioni sono state fatte, le domande sono tutte state fatte correttamente, manca lo Stato. Quindi io a 5 mesi di distanza ho preso carta e penna per avere delucidazioni. Spero di avere presto una risposta che voi meritate e che lo Stato deve garantire se vuole continuare a chiamarsi Stato. Grazie a tutti e buona serata.